Video prepartita di Venezia Inter. Manco mi ricordavo che partita c'era questa settimana. Pensa un po', pensavo addirittura che era la quindicesima giornata, invece la quattordicesima. Mamma mia, ma dove vivo? Dove vivo? No, dove vivo? Niente, ragazzi. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e parliamo più o meno della formazione. Perché Ranocchia dovrebbe continuare a giocare lì, oh, contro il Napoli e contro lo Shakhtar. Anzi, contro lo Shakhtar stava per segnare. Quindi, tanta roba. Davanti potrebbe giocare Correa con Dzeko. Potrebbe giocare Dumfries al posto di Darmian e potrebbe giocare Di Marco al posto di Perisic, ma vediamo, non spetta a noi fare la formazione tocca fare, la deve fare Mister intanto però attenzione perché il Napoli gioca con la Lazio, il Milan gioca col Sassuolo. E noi, se vinciamo domani, ragazzi, gli mettiamo. Però il Venezia gioca bene. Paolo Zanetti ha dato l'identità giusta a questa squadra in Serie A. Tra l'altro, oltre che per il Venezia, la prima, dopo tanto tempo in Serie A. Proprio di Paolo Zanetti, proprio la prima. Come avevo detto, con Romero in porta più o meno ci siamo, ma con Aps, ragazzi, sulla sinistra, tanta roba. È rientrato Johnsen nella partita scorsa e potrebbe giocare insieme a Okereke, proprio come contro il Bologna. Vediamo un attimo, però. L'attacco del Venezia, l'attaccante più in forma del Venezia è appunto Okereke, quindi tutti su Okereke e tutti gli altri lì. No. Bisogna guardare, tra l'altro se gioca Dumfries, se lo deve prendere lui Okereke e Aps. Quindi non lo so, bisogna vedere se gioca Aps, ma penso di sì. Mentre dall'altra parte o gioca Mazzocchi o gioca Ebuei. Quindi Di Marco potrebbe giocare benissimo. Ma come detto, noi non facciamo la formazione perché non siamo competenti, ecco. Noi dobbiamo solo aspettare che il mister mandi in campo gli 11 titolari e poi, vabbè, faccio i cambi con un criterio però, con un criterio. Non deve. Ecco, Barella potrebbe, per me potrebbe riposare, ecco. Se riposa Barella, gioca Vidal dall'inizio, non direi nulla, ecco. Speriamo che Vidal giochi tutta la partita senza essere ammonito, perché a Barella serve un po' di riposo, ecco. Nicolino. E niente, ragazzi, se si vince col Venezia e metti caso la Lazio vince con il Napoli e il Milan pareggia con il Sassuolo, beh, il Milan sarebbe primo con il Napoli a meno 1 e noi a meno 2. Vediamo, sto tirando delle astrali conclusioni, ma lunedì vedremo, oppure già domenica, ma domenica sera. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi e niente, raga. Forza Inter sempre e noi ci vediamo domani sera col post partita di Venezia Inter. Bella. Magari anche della partita di 3 o delle 6. Ciao 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 ciao.